Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Un ringraziamento per l'invito innanzitutto, che ho accolto con molto piacere, un saluto alle autorità e agli organizzatori dell'evento. Allora, a me il compito di parlarvi di fibromialgia, del percorso in particolare che porta dalla diagnosi di malattia all'impostazione terapeutica e razionale della scelta della terapia farmacologica. Soffermandomi poi su quello che è il ruolo del reumatologo, cioè di come si inserisce il reumatologo nell'ambito di questo percorso di cura. La fibromialgia come entità è stata, sebbene sia un'entità nota da molti anni, è stata riconosciuta come malattia solo nel 92. Eppure è una malattia rilevante che ha una prevalenza che va dall'1 al 3%, quindi non indifferente, soprattutto rappresenta uno dei motivi più frequenti che portano una persona a rivolgersi all'ambulatorio, non solo del medico di medicina generale, ma anche all'ambulatorio reumatologico. Ma soprattutto è una malattia che impatta molto sulla qualità di vita del paziente che ne soffre, perché il dolore cronico provoca comunque una sofferenza, un isolamento, che impatta non solo nella sfera del familiare, nella sfera del sociale, ma anche sulla qualità e sulla abilità nel lavoro. E questo si riflette anche in costi per la sanità di tipo diretto, ma anche di diretto vuol dire legati alla diagnosi per arrivare alla malattia, ma anche di tipo indiretto, quindi di produttività sul lavoro. Basti pensare poi che per arrivare alla diagnosi generalmente passano circa 2-3 anni e il paziente spesso si rivolge a diversi specialisti senza arrivare ad una diagnosi conclusiva. Quali sono i sintomi caratterizzanti? Immagino siano già noti, ma mi soffermo giusto 2 secondi su quelli che sono le 3 caratteristiche, i 3 sintomi cardine, che sono il dolore muscolo-scheletrico diffuso, un dolore che può essere articolare, ma può essere anche descritto, ma è descritto anche come un dolore muscolare, che deve essere presente da almeno 3 mesi, può essere bruciante, pungente, può essere descritto in maniere molto diverse in base a quella che è la sensibilità della persona. L'altro sintomo cardine è la stanchezza, una stanchezza spropositata rispetto a quello che effettivamente è il tipo di vita del paziente, che si manifesta già al momento del risveglio, ma che è aggravata anche da attività che in realtà non dovrebbero indurre una grande stanchezza, quindi attività anche minori. Terzo sintomo sono i disturbi del sonno. Il sonno della fibromialgia è molto complesso. Il paziente riscontra delle difficoltà nell'addormentamento, ma soprattutto molti risvegli durante la notte che frammentano il riposo e quindi ne compromettono la qualità. Dal punto di vista di obiettivo, che cosa abbiamo? Abbiamo quello che riscontriamo sono delle aree cosiddette tender point, che sono delle aree di maggiore dolorabilità che si riscontrano alla palpazione di alcuni punti specifici, che sono appunto quelli elencati su cui non mi soffermo, che riflettono come effettivamente ci sia una iperalgesia, una allodinia, che sono elementi caratterizzanti della malattia. A questi sintomi cardine poi si possono associare in maniera più o meno variabile disturbi della sfera psichiatrica, ansia, depressione, che amplificano poi il sintomo dolore, disturbi cosiddetti cognitivi, quindi difficoltà attentive, difficoltà di concentrazione, difficoltà nel ricordare le cose a breve termine, e disturbi molto più specifici, più vari, che spesso sono anche difficili da interpretare, come formicolii, crampi addominali, crampi muscolari, secchezza degli occhi, secchezza della bocca, che rientrano in quelli che sono i cosiddetti disturbi somatici e neurovegetativi. Proprio dalla combinazione di questi sintomi nascono poi quelli che sono i criteri classificativi della malattia, che sono stati rivisti nel 2016, nella loro ultima versione, in cui viene attribuito alla categoria dolore muscolo-scheletrico diffuso e sintomi somatici, sonno e astenia, dei punteggi. La somma di questi punteggi ci dà un'indicazione della gravità del quadro clinico, ma anche di un valore soglia oltre il quale appunto potrebbe essere fatta diagnosi di fibromialgia, anche se ricordo che la diagnosi è sempre clinica, quindi non si basa sui criteri, basta. Cosa osserviamo qui? Che in chi ha la fibromialgia si osserva una maggiore frequenza di alcune condizioni, come il colon irritabile, il dolore pelvico cronico, l'emicrania, la cistite interstiziale,
artificiale, che sono condizioni che guarda caso si associano tra di loro con maggior frequenza e si associano alla fibromialgia. E perché questo accade? Perché queste sindromi, chiamate sindromi da sensibilizzazione centrale, sono caratterizzate tutte dallo stesso aspetto, ovvero una ipersensibilità allo stimolo doloroso. Perché questo accade? Perché vi è un aumento della risposta allo stimolo dolore che viene amplificata a livello del sistema nervoso centrale e una disregolazione, una disfunzione di quelli che invece sono i meccanismi che inibiscono il dolore. E in questa alterazione del sistema dolore giocano un ruolo chiave alcune molecole che permettono la comunicazione tra un neurone e un altro, che si chiamano neurotrasmettitori, di cui i più comuni, i più noti, sono la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, ma ce ne sono poi tanti altri. Guarda caso, questi neurotrasmettitori non sono solo coinvolti nel controllo del dolore, ma anche nella regolazione del sonno e nella regolazione dell'umore, e questo ci rende conto del perché tutti questi sintomi si associano tra di loro. Ma non solo, non è sregolato solo, non sono alterate solo le vie che permettono le vie del dolore, ma anche il sistema nervoso autonomo, in particolar modo il simpatico. Cos'è? È un sistema nervoso che si attiva in condizioni di pericolo, in condizioni di stress, e regola molte funzioni, come potete vedere. Regola la funzione intestinale, regola il rilasciamento della vescica, la produzione di saliva, la digestione, la dilatazione bronchiale. Ecco, anche questo sistema nervoso, stando quelle che sono le evidenze della letteratura, gli studi pubblicati, è alterato. Cosa vuol dire? È persistentemente attivo, anche in condizioni di normalità, ma non lo è quando dovrebbe essere, quindi in risposta allo stress. E questo ci rende conto dei sintomi di cui parlavo prima, quei sintomi neurovegetativi, tra cui appunto il colon irritabile, la secchezza degli occhi, della bocca e quant'altro. Anche il sonno è profondamente disregolato. La caratteristica è l'anomalia delle onde alfa delta. Cosa significa? Quando viene raggiunto il sonno profondo, caratterizzato da queste onde delta, si verificano bruscamente dei risvegli improvvisi che sono caratterizzati da queste onde alfa dell'elettroencefalogramma, e il risultato qual è? Che si ha una compromissione della fase 4 del sonno, che è la fase del sonno dove l'organismo mette in atto quei meccanismi di riparazione dei microtraumi muscolari, ma mette in atto anche meccanismi di rilassamento muscolare delle tensioni che sono state accumulate durante la giornata. E quindi da qui capiamo qual è il razionale dell'impiego della terapia farmacologica della fibromialgia. Questa slide ha cercato un po' di riassumere quelle che sono le categorie di farmaci che noi utilizziamo comunemente. La più rappresentata sicuramente è quella dei farmaci che interferiscono con il rilascio di quelle molecole di cui vi parlavo prima, cioè i neurotrasmettitori. Questi farmaci sono i classici antidepressivi, sono gli anticonvulsivanti, farmaci che si utilizzano nel trattamento dell'epilessia o farmaci utilizzati anche nel trattamento del Parkinson. L'altra categoria importante sono i miorilassanti. Perché li utilizziamo? Perché comunque osserviamo uno stato di contrazione muscolare cronica, quindi questa contrazione è il risultato non solo del fatto che il dolore porta comunque uno stato di tensione, ma anche al fatto che proprio durante la notte non avviene quel fisiologico meccanismo di rilassamento muscolare. I sedativi ipnotici trovano indicazione nei pazienti con disturbi del sonno, quindi aiutano a migliorare e a raggiungere quel sonno profondo che altrimenti non riuscirebbe ad essere preservato, e una particolare menzione rappresentata dalla categoria degli oppiacei. Se quelle che sono le linee guida nazionali e internazionali ci dicono che le prime tre categorie di farmaci sono quelli che hanno un maggior livello di evidenza, sugli oppiacei questo è un po' più dibattuto. Quello che si può utilizzare è tramadolo, quindi oppiacei deboli, moderati, mentre non c'è evidenza che oppiacei più forti trovino indicazione sul trattamento di questi sintomi. Anche se non rientrano nell'efficacia dibattuta della pratica quotidiana, poi utilizziamo anche integratori, vitamine, dibattuto ruolo della vitamina D come farmaco in grado di migliorare la stanchezza, migliorare la qualità di vita, e sembra essere invece utile l'impiego del coenzima Q10 come antiossidante, quindi poi probabilmente anche la collega ne parlerà più estesamente. La cannabis è anche se un'arma terapeutica, viene, trova spazio quando non si ottiene una
risposta terapeutica adeguata alle precedenti terapie, soprattutto nei pazienti che hanno disturbi del sonno. Gli antinfiammatori e il cortisone non sono efficaci nella fibromialgia, li utilizziamo sostanzialmente quando esistono condizioni di osteoartrosi, artrite o comunque altre problematiche concomitanti che possono favorire ed esacerbare il sintomo dolore. Ad oggi, tuttavia, non c'è una terapia farmacologica che da sola permetta di ottenere una remissione completa dei sintomi. Spesso noi, come reumatologi, abbiamo anche un altro problema, l'intolleranza alla terapia. Capita in alcuni casi che il paziente risulti intollerante a tutti i farmaci, quindi questo rende la terapia farmacologica un percorso non adeguato. Ed è quindi tutta la comunità reumatologica concorde nel ritenere che l'approccio terapeutico più appropriato sia quello multidisciplinare, in cui il paziente è parte attiva del percorso di cura. E questo ce lo dicono anche le linee guida europee, che definiscono come il primo punto di partenza della terapia del paziente deve essere l'educazione, associata alla terapia non farmacologica. I farmaci entrano in un secondo momento, solo dopo che non si ottiene il risultato aspettato con queste prime due indicazioni. Ci sono poi ovviamente dei casi particolari, come ad esempio la presenza di sintomi particolarmente invalidanti o disturbi della sfera psichica, cognitiva o del sonno, che possono rendere necessario intervenire farmacologicamente già da subito. Oppure può esserci, ricordiamo, condizioni di fibromialgia secondaria, cioè associata a patologie infiammatorie primitive, in cui ovviamente è fondamentale intervenire già da subito con la terapia. Quali sono le terapie non farmacologiche? Non mi dilungo perché poi i colleghi ne parleranno estesamente, ma il cardine delle terapie farmacologiche è rappresentato dall'esercizio fisico, sia esso aerobico che di rinforzo e stretching muscolare. È altrettanto importante la terapia cognitivo-comportamentale, la psicoterapia, non solo nei pazienti che hanno disturbi della sfera psichica, ma anche come proprio strumento per garantire al paziente delle nozioni, delle tecniche, fornire delle tecniche di rilassamento e di gestione del dolore. Le linee guida poi raccomandano anche l'impiego dell'agopuntura, dell'idroterapia, degli esercizi che meditativi, della mindfulness, ma non dimentichiamoci dell'importanza anche della dieta e del controllo del peso corporeo, che è stato visto che la diversità viscerale e il peso correla con il numero dei tender quadrupedi. Spesso poi ce ne dimentichiamo, ma è sempre bene spendere anche durante la visita, io lo faccio, due parole sull'igiene del sonno, che spesso si dà per scontata, però è altrettanto importante. Qual è il ruolo del reumatologo nell'ambito di questo percorso terapeutico? Diciamo che quelle che sono le linee guida regionali dicono, come ha detto correttamente il dottor Carniello precedentemente, che la prima valutazione spetta al medico di medicina generale. Il reumatologo che ruolo ha? Il reumatologo ha il ruolo di confermare la diagnosi nei casi in cui la diagnosi sia dubbia, ha il ruolo di valutare ipotesi diagnostiche differenziali, perché spesso quello che poi noi osserviamo è che vi sono delle condizioni, come ad esempio l'artrite reumatoide precoce, le spondiloartriti che presentano un prevalente interessamento tendine più che articolare, possono, oppure le stesse condizioni, possono mimare dei quadri fibromialgici, quando poi in realtà di fibromialgia non si tratta. Quindi in questo caso solo un occhio esperto è in grado di discriminare le due patologie e soprattutto di richiedere degli esami di secondo livello oltre a quelli di prima linea che prescrive il medico di medicina generale e soprattutto indirizzare il paziente, se c'è qualche sospetto diagnostico particolare, verso un determinato specialista piuttosto che un altro. Al reumatologo poi spetta anche il compito di educare il paziente. Mezz'ora per una prima visita una malata fibromialgica è troppo poco, ci vorrebbe un'ora e forse anche di più, perché è importante soprattutto l'educazione, quindi spiegare al paziente cos'è la patologia, quali sono le possibilità terapeutiche e indirizzare e incanalare il paziente verso un giusto percorso di cura e verso le giuste cure professionali. Nel follow-up del paziente poi il reumatologo entra in gioco qualora non dovesse esserci una risposta adeguata alla terapia farmacologica o qualora il quadro clinico dovesse
dovesse modificarsi, dovessero comparire dei sintomi, dei segni che possono far pensare ad un'altra patologia infiammatoria sottostante. Ed è poi quindi per questo che è importante che ci sia poi anche una collaborazione tra le diverse figure professionali che seguono il malato polimialgico, in modo poi da riferire precocemente, qualora questo dovesse accadere, il paziente alla reumatologa. Quindi quelli che sono i messaggi chiave che vorrei lasciare sono questi. Innanzitutto il fatto che il percorso terapeutico è un percorso lungo, è un percorso ad ostacoli, in cui il malato fibromialgico svolge un ruolo attivo. Un ruolo attivo perché deve essere determinato, deve essere convinto nel mettersi in gioco in prima persona nel percorso di cura. Ovviamente non lo può fare da solo, ha bisogno di figure che lo affiancano, che lo assistono e che soprattutto gli garantiscono e forniscono gli strumenti per poter superare e raggiungere gli obiettivi che ci si è previsti. Il reumatologo è comunque una figura di riferimento in questo percorso, sia nella fase diagnostica, ma anche appunto, come dicevo precedentemente, nel follow-up del paziente.